Ciao ragazzi, sono Luigi e oggi vi presento un nuovo profumo, un profumo uscito da poco, tipo sarà stato un mesetto, neanche. Un nuovo profumo, l'ultima creazione da uomo di Rocco Barocco. Ecco, ora parliamo un po' di Rocco Barocco, che è una marca italiana che esiste da tanto e ha fatto sempre profumi di basso profilo più che altro, ma profumi abbastanza validi, profumi spesso trovati nelle nostre profumerie, ma anche in negozi di detersivi, insomma, catene, queste cose qui, di detersivi e niente, questo negli ultimi anni abbiamo avuto molte copie di profumi famosi da parte di Rocco Barocco, come My Sir, che è stato uno dei più recenti, dovrebbe essere stato fatto nel 2017, che è una copia di Sauvage, un po' abbastanza simile, non spudorata, però abbastanza simile. E ancora prima, beh, ha fatto altri profumi molto simili a Cool Water, come Jeans, somiglia un po' a Cool Water, Jeans da uomo. E anche Piazza di Spagna somiglia un po' a Cool Water, comunque profumi freschi degli anni, fine anni 90, sì, ritorno agli anni 90, ecco. E più in passato, beh, in passato ha fatto profumi un po' più di carattere. Fece un vetiver molto piacevole, fece il primo che era molto pesante come profumo. Ha creato molte, ha fatto una linea orientale che ultimamente ho acquistato e ne parlerò tra qualche giorno, tra qualche settimana, insomma. E poi fece Extraordinary, che è veramente un bel profumo che purtroppo anche è stato tolto da mezzo, e Fashion Man e Fashion Woman anche. Profumi non c'è male, ecco. Però sempre profumi, mai troppo. Diciamo che si trovano abbastanza facilmente nei negozi, però mai troppo venduti commercialmente, ecco, venduti. Che so, in pubblicità non ha mai puntato troppo in queste cose, purtroppo Rocco Barocco, e quindi ha mantenuto sempre pochi classici in giro, ha fatto sempre una prova con un tale profumo, poi l'ha tolto da mezzo, insomma, e poi ne ha provato con altri. Purtroppo potevamo avere grandi creazioni ancora prodotte che invece non esistono più. E questo ultimo profumo, in collaborazione con una grande casa produttrice che è Italart, che produce anche i profumi di Battistoni, che amo molto, e faceva anche i profumi della Martina, che anche non erano male, anche se anche quelli somigliano molto a profumi di moda, in voga, ecco. Beh, fa anche profumi. Beh, per altri marchi che però ora non mi ricordo bene, ecco. E quindi produceva anche per Rocco Barocco e ultimamente ha fatto questo nuovo profumo da uomo, si chiama Last King. Una scatola molto semplice e questa è la bottiglia. Vedete, la bottiglia grigia, quasi giallastra, fumo. Diciamo una forma già vista in altri luoghi, ecco, però non c'è male. Un profumo caldo, giusto per l'inverno, un profumo molto diciamo moderno, non troppo innovativo, se devo dire la verità. È un profumo dolce, un profumo gentile, è un profumo che anche speziato, perché si sente quello speziato iniziale che dura un po', non ha una mega performance, devo dire la verità, non è troppo potente, nell'aria non rimane una scia troppo forte, però è molto gradevole e ha una sua durata.
E questo profumo però ha già qualcosa di sentito. Devo dire la verità, pensavo che avesse trovato una fragranza un po' più innovativa in questi giorni. Invece sembra essere tornato un po' indietro, come faceva prima, che metteva in giro un po' alcune creazioni molto semplici, senza troppe pretese, ecco, che come spesso ha fatto, non lasciavano un segno negli anni, purtroppo, ecco. Un profumo, beh, che penso che prossimamente troveremo anche in offerta in giro, già sul web spesso si trova dai 13 ai 15 euro, però nel negozio pagherete sui 20, ecco. Però penso che tra un paio di mesi, essendo nuovo, però tra un paio di mesi lo troveremo anche a qualcosina di meno, forse anche a 15 euro stabile, ecco. Profumo che fa il suo perché, diciamo, molto valevole in tante situazioni, ecco. Io posso dire che è gradevole, è delicato, quasi mi ricorda di essere a una famosa pasticceria e ordinare vari pasticci prima di una domenica, per dire, andare a trovare i propri parenti, la propria famiglia, andare in pasticceria e ordinare vari pasticci, sentire quell'odore di pasticcini, di creme calde nell'aria. Ecco, questa è un po' l'idea che mi dà per certi versi, ecco, perché ha una lieve freschezza non marina, una freschezza forse legata al ginepro, forse, devo dire la verità. Diciamo che si concentra molto sul cardamomo, sulla vaniglia, una vaniglia molto delicata, non una vaniglia troppo aggressiva, non una vaniglia troppo anche animalica, perché a volte la vaniglia si rende un po' così, ha un odore quasi da scuderia a volte, certi tipi di vaniglia, quando è molto concentrata, incomincia a creare un odore di pelle abbastanza animalica, sì, questo speziato si presenta molto a lungo e mi dà un piacere sicuramente, è un profumo onesto, un profumo che comprato per una cifra non troppo elevata vi darà molte buone emozioni, ecco, devo dire la verità, vi renderà un piacere per delle serate occasionali, per degli incontri possibilmente romantici. Con amiche, con un partner, ecco. Però non è un profumo speciale, questo no. Un profumo semplice, un profumo da utilizzare per occasioni, però come non è un qualcosa che su cui incentrarsi a dire questo è un profumo speciale che mi farà sentire abbastanza al di sopra di alcuni standard, ecco. Questo no, purtroppo devo dirlo, ben fatto, ma abbastanza sentito per certi versi, ecco. Niente, ragazzi, purtroppo la mia immaginazione su questo profumo è poca, solitamente do una descrizione un po' più dettagliata, ma non è un classico, non ha una sfaccettata quantità di essenze, di note, quindi un profumo moderno, onesto per il prezzo di cui si compra, è un profumo che vale la pena sentirlo e poi decidere, anche perché in profumeria lo troverete, e decidere se comprarlo o meno, ma penso che sia un buon acquisto per 15 euro o giù di lì. Questo è tutto ragazzi, alla prossima, ciao!